Allora, sapete cosa vi dico? La caverna dove devo andare non è questa, però a me servono i soldi e quindi me la faccio lo stesso. Che bestia è quello? Oddio, ma quello è un Glamfir, questi sono i Daedra. Questi sono forti proprio. Non è che già stanno sti mostri, che poi evidentemente che sono a livello 7. Dai che sei buggato. I bug ci aiutano tantissimo, sono proprio un asset i bug. No, questo è fortissimo, cioè già vedere quanti pochi danni prende quando lo colpisco mi dà l'idea che questo mi massacra proprio. Ah, d'altro non ho fatto il salvataggio, sono proprio un mito. Devo solo scommettere sul fatto che uscendo dalla porta non mi seguirà perché è un animale, non dovrebbe. No, ma mi sembra che in generale nemmeno gli umanoidi mi inseguono cioè non sono come i nobili quando hanno l'intelligenza artificiale, diciamo, che aprono le porte, non la fanno sta cosa. Magari se aumentassi un po' anche l'abilità furtiva, guarda, sarebbe molto comodo. Mamma mia, non lo colpisce mai. Cioè, si è pure buggato, no? C'ho pure sta fortuna. Non lo colpisce mai, proprio. Cioè, sono 55, ho quasi finito le frecce. No, comunque mai più le frecce queste qui di chitina. Fammi vedere perché mi sembra che. No, le ho posate perché pesavano. Le frecce d'acciaio non ce le ho dietro, che volevo alleggerirmi un po'. Dai, muri un attimo. Questi se mi ha visto non sono finito, cioè ho visto un Adronach lì, no quello mi ammazza di brutto, no fammene andare proprio, non è proprio il caso, fammi vedere quanto vale sta roba che ho raccolto, dove sta? Non lo so neanche, ah questo qui pure di Daedra vale 200, beh almeno dai, abbiamo preso un po' di lutto, fatto lutto abbiamo preso, è un altro cagulli, questo vorrei cercare di evitarlo. Come anche tutte le altre bestie che ci sono qui intorno. No, comunque voglio tornare a casa, ci vendiamo sto cuore di Daedra qui. Facciamo un po' di soldi. Ce ne andiamo, che non è proprio il caso. Io spero solo che non ci attacchi il Nature, è proprio la cosa peggiore probabilmente. Dov'è la direzione dove ci possiamo ritirare? Ma teoricamente anche di qua, che possiamo andare a est per andare a Balmora, però secondo me di là è più sicuro, cioè torniamo sopra il ponte dove siamo arrivati. Comunque fammi fare un salvataggio rapido. Anche se è una situazione un po' di merda, ma. Cioè, alla fine questa è la particolarità di sto gioco, è capace di metterti in situazioni molto difficili, dalle quali poi se riesci a salvarti dà soddisfazione, perché appunto non era facile. Sono situazioni anche molto casuali, no? Sono, come si dice, emergenti, cioè non sono progettate dai programmatori, sono cose che succedono, che ti ritrovi tutti questi nemici attorno. A vedere un po' se sta aumentando il movimento furtivo, madonna non aumenta mai, c'ho 44. Sterba che non si raccoglie. Vediamo se sta aumentando. Cioè, 43, ma forse ho visto male prima, devo vedere la registrazione poi. Pelagia, dov'è che si va a Balmora? Di qua? È di qua, sì, oddio. Ma questo è quello che mi stava seguendo prima. Cioè, da allora mi stava ancora seguendo in pratica. Ora se mi alzo mi vede sicuro. Mi vede proprio. È proprio certo che mi vede.
Vediamo se almeno sto aumentando furtività, che almeno ne vale la pena. Sto aumentando. Sì, vabbè, di pochissimo, ho aumentato di uno. Mamma mia, è proprio tremendo. Stabilità sarà proprio tremenda sta partita. Poi a un certo punto ce l'hai talmente alte che poi diventa pure facile. Sempre così. Ma chi è? Che altro è? Il solito Wilfrese. Sì, abbiamo cominciato ad arrivare in massa i Wilfrese. Un classico sta cosa. C'è da dire che perlomeno i Gryffindor valgono 20 le loro piume, quindi qualcosa di utile lo fanno pure. I soldi. Gettono abbastanza cariche, prendiamo un'altra. Ah, dai, muori un attimo. Fanculo, non è uscita manco la piuma. Già non servono un cazzo sti cose. Lo sapevo che mi avvistava questo. Quindi questa sarebbe la direzione per andare a Balmora. Speriamo. Poi chi caspita è che viene qui a mettere sti cartelli stradali in questo posto di merda? Forse l'avevano messo in tempi remoti. Ma auguro per loro. Ma questa non è. Ma non vorrei manco sprecarci le cariche dell'arma, che stanno pure finendo. Ne vado proprio. Codici di trama, qualcosa valgono. Se poi riuscissi a tirarci fuori. Io mi ricordo che ci facevo le pozioni, ma non ricordo di cosa. Probabilmente dell'effetto che danno al secondo livello. Al secondo livello, diciamo di. Quello danno quattro effetti, ma ogni cosa. Ma sono arrivato. Ah, eccola, sono arrivato al ponte. Se riesco a non farmi vedere dal Gryffindor. Finite le cariche. Devo prendere un po' pure di stamina. Ora sto coso, dai. Bravo, dammi le piume di Gryffindor, che almeno fai qualcosa di utile. Cioè, quando è arrivato? Agilità per 4, meno male. Almeno è valsa la pena, dai, è valsa la pena per l'aumento di caratteristiche. Questa. No, vabbè, comunque non sono riuscito ad arrivare alla destinazione, ma almeno ho esplorato un po' la zona, che è una zona molto difficile, direi. E quindi torniamo un po' a Balmora e vendiamoci sta roba e vediamo se riusciamo a tirare su qualcosa di soldi. Ma facciamoci male. Bravo. Come vedete è molto istruttivo farsi male. Allora, qui ci sono delle bestie. Non vorrei consumare le cariche della coltello che potrebbero servirmi. Adesso coso manco lo affronto, vado, cerco di ammazzare il Nyx Hound. Eccolo là. Non lo
prendo come al solito. Finiamo le ste frecce almeno. No, ma comunque non le prendo più le frecce di chitina, cerco di prendere le frecce almeno di ferro, perché queste sembra che fanno veramente schifo. Cioè, manco per allenarsi sono buone, fanno veramente pena. Prendere una pozione, dai. Vabbè, prendiamo questo, sono veramente questi mi ammazzano. No, 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 mi piace questa situazione. Perché poi non c'ho manco le pozioni di salute. Speriamo che le guardie mi vengano a salvare qui. Muori un attimo, madonna. No, vabbè, qua è un casino. Dai, guardia, salvami però. Cioè, se non veniva la guardia qui mi sa che ero un attimo finito, sono andato vicinissimo. Andiamo a casa di Caiusco Sades, mi sembra che mi fa dormire. Che non esiste proprio che vado là fuori per cercare di dormire. È questa. How can I help? Ti ci mancava solo che mi attaccasse lui. Dunque, vabbè, diciamo che ci siamo salvati. Comunque, che avventura rocambolesca che abbiamo fatto. Abbiamo fatto proprio una cosa peculiare. Cioè, stavo per morire alla fine, cioè, manco per tutti i mostri che ho incontrato, i dinosauri, Cliff Fraser, no, stavo per morire per il Nick Sound che mi inseguiva. Solo per queste frecce di merda, no, comunque io veramente me ne vado a vendere queste frecce. E non le voglio vedere mai più, hanno rotto proprio il cacchio. No, vabbè, interrompo la registrazione e faccio un po' di rifornimento.